Bentornati a Forum, è il momento della nostra causa esterna. A volte appartarsi con la propria fidanzata in una bellissima giornata di mare può anche essere molto rischioso, così ci ha comunicato Chiara Sani, soprattutto quando in giro c'è qualche curioso. Vediamo cosa ha scoperto proprio Chiara tra gli scogli di Castiglioncello. Castiglioncello? Guardoni. Guardoni magari no, subito guardoni. Ma tu guarda se mi devono dare delle convocazioni in mezzo al mare, che tra l'altro è anche agitato. E più si agita il mare, più mi agito io. Uffa! Sei Chiara di Forum? Sì! Ciao, io sono Edoardo. Ciao, piacere! Piacere, Edoardo, come stai? Senti, dov'è Niki? Ma senti, qui è tutto scoglio, sei la prima persona che vedo nel raggio. Scusa, ma Niki è quello che ci ha convocato? Sì, lui, ah, ma lui, io lo cerco, ma deve essere appartato da non so quanto tempo con la fidanzata, sempre dietro alle scoglie. Ah, si apparta con la fidanzata? Senti, andiamo a cercarlo. No, io fino a giù non ci vengo. Fino a giù non ci vengo. No, tu vieni con me. Vieni con me. Vieni, andiamo. Vieni. Su. Brutto birbaccione! È 2 ore che giriamo per Castiglioncello, ma scusa. Che vi aspetto, Ah, là, 2 ore che ti aspetto. Ma scusa, sono abbiamo girato. Sono qua, ti ho detto di trovarci qui. Ah, era qua! Era qua l'appuntamento! Era qua, cos'era l'appuntamento? Era qua! Sì, comunque sia lui, lo sa benissimo dov'è. Ah, tu lo sapevi? Ma cosa ne so? Ma che ne so? Benissimo dov'è. Tutte le volte vengo qua con la mia ragazza per stare un po' in tranquillità. E questo cosa fa? Mi segue. Dopo Ma chi ti segue? Lo ti segue! Perché mai ti dovrebbe seguire? Perché? Perché? So, io sono qua in tranquillità, voglio stare un po' tranquilla, un po' appartato, cioè. E lui? E lui viene dopo 10 minuti col suo asciugamanino, l'occhialini. Su questi scogli ci vengo anch'io da anni. Viene esclusivamente per rompere le scatole. Perché faresti questo? Scusa, su questi scogli ci vengo da anni per starmene tranquillo, isolato anch'io dalla confusione. Ma cosa vuoi da me? Ma chi ti guarda? Ma chi vi guarda? Ma chi vi considera voi? Cioè, in sostanza, praticamente, lui avrebbe un interesse un po' di tipo oculistico nei confronti della tua ragazza? Vuoi dire che è un guardone, l'hai detto? Non l'ho detto, hai detto oculistico, non ho detto guardone. Come vi permetti? Anche te, scusa, come ti permetti che mi guardo? Io non sono un guardone. Non ho detto guardone, l'ha detto lui. Io ho detto oculistico. Qui solamente per prendere le sole, fare il tuffo e andarmene a casa. Ma che devi venire proprio qui sullo scoglio dove ci vado io? Si potrebbe sapere come sono andati i fatti? Si potrebbe sapere? Allora a questo punto cerchiamo di ricostruire i fatti, no? Vediamo. Ah no, vediamo nulla perché devo farlo vedere io. Questa volta la ricostruzione la faccio io. Siamo pronti per la ricostruzione. Meno 3, 2, 1. Chi comincia, ragazzi? Chi comincia? Ah, questi tu, dai. Sì, è chiaro. Quel giorno eravamo al mare. Proprio in questo punto? Appunto, proprio in questo punto. Abbiamo steso l'asciugamano e io sono messo seduto e ho acceso la radio. Accendila, vedete? Accendi. E poi c'è ancora quello scocciatore. E proprio qua, tutti i giorni qua. Chiamato. Potreste abbassare gentilmente la radio, per favore? Non ho sentito. Potete tenere più bassa la radio, per favore? Abbassa. Così va bene o no? Grazie, benissimo, grazie. Così, cappuccino è un pezzo, no? Siamo a tua disposizione. Sta un po' di educazione, basta, nessun cappuccino. Adesso anche troppo educato con te. Oh, scusa, ma cosa vogliamo fare? Siamo in biblioteca o vogliamo fare questa ricostruzione? Cioè, stiamo aspettando solo te? Ho capito, ma l'incidente si è verificato esattamente dopo 2 ore che ero qui a leggere. Dopo 2 ore? Sì, dopo 2 ore. Cosa vuoi fare? Aspettare 2 ore. Ma ci mancherebbe altro che ci mettiamo qua col cameraman, con la telecamera in spalla per 2 ore. Aspetta che giro la lancetta. Ecco, sono passate le 2 ore. Lo vogliamo fare questo bel tuffo? Mi garantisci, Chiara, che va bene lo stesso? Ma stai tranquillo, facciamo ricostruzione dalla mattina alla sera a Forum. Fai questo tuffo, dai. Niki, però non è carino, scusami, lui poveraccio Edoardo è scivolato, si è fatto male, tu hai pensato soltanto ai tuoi occhiali? Sì, perché lui se l'è andata a cercare questa cosa lì. Ma per forza, avete occupato l'unico punto in cui è possibile l'accesso al mare, capisci? Il mare è di tutti, la specie è proprietà privata, io non potevo passare un'altra strada. Poveraccio, come faceva? Devi passare proprio sul mio asciugamano, con gli occhiali sotto. Perché lui ha camminato proprio, è andato tranquillo. Ha camminato proprio sopra l'asciugamano. Peggio di un caterpillar. La radio stava dietro gli scogli. Che ne so io che c'erano sotto l'asciugamano nascosti gli occhiali? Che ne so di questa cosa lì? Ascolta, te di lì ci puoi passare, però se stai un attimino attento alla roba che porto io. Certo.
Per favore. Avete occupato mezza spiaggia con la vostra roba, Nicky. Ma quanta roba avete portato, Nicky? Vabbè, ma c'è un limite a portare la roba, cioè due palette sì, un secchiello no, non c'è mai scritto nulla, dai. Non c'è un cartello. Non c'è un limite, però voglio dire, c'è un limite al fastidio che si dà su una spiaggia pubblica. Se vuoi ascoltare la musica a volume alto con quella stramaledetta radio, vai in discoteca! Allora, se te vuoi stare tranquillo, ti dai al buddismo, non ci vieni al mare. Al buddismo? Io vengo apposta qui per rilassarmi, capisci? Non come te che vieni a fare massaggi, tocchettini, salami. Che fa? Con le creme? Brava, non siamo in un salone di bellezza. Non siamo. Per spalmare la crema? Beh, lui saprà tutte le marche che usate, sì, sicuramente. Sì. Vabbè, allora a questo punto veniamo alla richiesta al nostro giudice Santi Licheri. Caro Nicky, visto che tu ci hai chiamato fin qui a Castiglioncello, guarda il giudice negli occhi e fai la tua richiesta, prego. Buongiorno giudice, io ero al mare tranquillo con la mia ragazza. Lui è passato sull'asciugamano, è scivolato sull'asciugamano e mi ha rotto gli occhiali. Io ho dovuto ricomprare un paio di occhiali nuovi, che sono questi. Che belli però, carini. Sì, posso provare? Però, sì, provateli però. Carini. Sto parlando con... Sto provando, scusa. Sì, vabbè. Prego, prego. E chiedo il risarcimento dei vecchi occhiali che costavano 150.000 lire. Perfetto, grazie. Allora tu invece che cosa dici? Scusa Chiara, sì? Poi che non ripassi più di qua. Ah, ecco. O perlomeno vada da un'altra parte al mare, vada andando a qualche d'un altro. Benissimo, invece tu che cosa dici al giudice? Vabbè, buongiorno giudice, io sono scivolato, chiaramente non potevo sapere che c'erano gli occhiali nascosti sotto l'asciugamano, quindi chiaramente cosa ho fatto? Ho cercato di mettere il piede in un punto per evitarli, sono scivolato, ripeto, quindi mi sono fatto male e casomai dovrei essere io a chiedere che venga il danno risarcito a me, perché chiaramente mi sono preso una gamba. Perfetto, a questo punto, caro giudice Santi Licheri, aspettiamo... Ma che sfiga che c'ho, tutte le volte... È già la seconda volta. Mi dispiace, vabbè, 150.000 lire, mamma mia. 150.000 lire e quegli altri. E questi 500. Perché ridi? Perché me li devi ripagare. Me li devo ripagare io? Sì, 500 l'ho pagati. Senti, scusa, bel mare. E che cosa c'è di fronte a questo mare? C'è la Spagna. Mi puoi tenere il microfono? Ma scusa, dove vai? No, pago, pago. Arriva, paghi. Arriva. You better come home, Speedy Gonzales. Si è data, come si suol dire, si è proprio data, è scappata in Spagna. Caro giudice, chi ha ragione però fra questi insomma, due bagnanti? Questo Edoardo dice di essere scivolato, cioè imperizia, perché non bisogna scivolare, bisogna saper camminare. Beh, sugli scogli però può succedere. Può succedere, sì. Deve scegliere il modo di non mettere i piedi sugli scogli altrui. Però diceva che questi... 150 mila lire sono troppe perché sono consumati, sono occhiali usati, voglio dire. Sì, quindi, però diceva questo signore che sì, questo ragazzo con la fidanzata ha occupato l'unico accesso al mare, quindi lui per forza doveva passare di lì. Beh, non so, io a Castiglioncello. Se è l'unico accesso al mare, allora è colpevole anche Nicky. Se quello era l'unico accesso al mare. Non credo che in una scogliera ci sia solo un unico accesso al mare. Sì, in effetti mi sembra strano. E il fatto che gli occhiali stessero sotto l'asciugamano non c'entra niente, perché non si ha diritto di mettere i piedi sull'asciugamano altrui. Sì, anche perché non è molto igienico. No, non è igienico per niente. No. Quindi 150.000 lire no, troppo. Perché erano usati. Facciamo 50.000 lire. 50.000 lire, bene.